a tutti, eccomi con Ilaria finalmente, ce l'abbiamo fatta. Oggi ci siamo dedicate una mattinata in giro per i mercatini che svaligeremo, vero Ilaria? Certo! Siamo belle cariche, buste della spesa alla mano e ora siamo arrivati al primo mercatino ex novo a San Paolo, giusto? Sì, ok, sì. Pronta? Vi porteremo un po' con noi comunque, vi faremo vedere tutte le nostre tappe. A dopo. A dopo. Eccoci, aspettiamo che apre e andiamo a caccia di libri. Siamo uscite, allora, soddisfatte Ilaria? Sì, direi di sì. Io ogni, insomma, solo 3 libri, poi mi aspettavo di più, però va bene, tanto giriamo altri e vediamo di trovare altro. Poi vi facciamo, vuoi far vedere questo? Sì, io ho trovato un libro di Louisa May Alcott, in genere sì. Trova sempre solo piccole donne, non me l'aspettavo, 1,70 euro e l'ho preso subito. Io il libro che mi ha soddisfatto di più è stato all'ultimo, senza prezzo, sul bancone. Appena arrivato. Un Iperborea nuovo. Arrivati al secondo mercatino dell'usato qua a Garbatella. Siamo arrivati al terzo mercatino in un'altra zona di Roma. In tema Halloween. Prima tappa, mercatino all'Eur. Poi abbiamo concluso la nostra giornata di shopping, in giro per mercatini e vi faremo vedere tutto, borse piene di libri, tante cose, tante belle cose. Eccomi qui, circondata dai libri, approfitto di queste ore libere questa mattina perché poi c'è lo sciopero a scuola e devo andare di corsa a prendere mia figlia. Quindi spero di farcela. I libri sono un bel po', come avete visto nei vari spezzoni, io e Ilaria ci concediamo una volta al mese, ogni 2 mesi, dipende, una mattinata per noi per girare nei mercatini dell'usato di Roma. A noi piace molto, piace scovare libri interessanti, libri che magari in libreria si trovano a prezzi triplicati o doppi, dipende, perché non tutti si trovano anche a metà prezzo. Comunque abbiamo fatto degli ottimi affari. In questo giro che avete visto nel primo mercatino, che non è catena mercatino ma si chiama Ex Novo, non sono stata molto molto soddisfatta, diciamo così, stranamente, perché di solito lì trovavo sempre dei libri nuovi, anche nuove uscite che mi interessavano. Vabbè, non sempre ovviamente è così, questa volta non è che ci sia stato nulla che potesse così interessarmi, ecco. Però ho scovato un libro di McEwan, Cani Neri, questo mi mancava. Sto leggendo quasi tutto di quest'autore, l'ultimo libro che ho letto, che ve ne ho parlato, è stato Espiazione, un libro indubbiamente da leggere. Ho trovato Cani Neri in questa edizione vecchia in Audi, a me piacciono però, non dispiacciono queste edizioni più vecchie, non so a che anno risalgano, agli anni 90.
non ci dice molto della trama. Ho preso a scatola chiusa. Lui dice: quelle due bestie erano il frutto di una immaginazione depravata, di uno spirito perverso che nessuna teoria sociale è in grado di spiegare. Il male di cui sto parlando è qualcosa che ciascuno di noi si porta dentro. Per me è un libro, secondo me è un libro un po' inquietante. Vabbè, mi lascio la sorpresa, mi lascio il mistero di scoprire poi, leggendolo, di cosa parla. Il font è abbastanza piccolo, comunque. Nessun problema, al momento ci vedo abbastanza bene, da vicino, da lontano no. Poi, altro libro, questo anche è stato un libro che non avevo un wish, diciamo, neanche questo. Sono libri che mi hanno chiamata. Io mi lascio molto trasportare dalle sensazioni, anche del momento. Questo per dire. Mahmud o l'innalzamento delle acque, un romanzo di Neri Pozza di Antoine Waters, non so come si pronuncia, leggetelo. Ho letto una bellissima recensione su un gruppo Facebook di cui faccio parte e appena l'ho visto non ho saputo resistere. La persona diceva che questo libro è pura poesia, infatti è un po' particolare perché viene scritto. Non è un romanzo comune, ma con una prosa particolare. Ha parlato benissimo di questo uomo anziano che scoprirà nelle acque la sua terra d'origine sommersa da queste acque. E una storia comunque amara, una storia potente, un piccolo libricino di cui ho sentito grandi meraviglie. Poi stavamo per pagare, dico va bene, mi porto a casa questi due libricini. È strano che io esca dal mercatino con soli due libri, no? Poi ho visto sul bancone che erano state appena portate, addirittura senza prezzo, un libro nuovo di Neri Pozza, di Brocken. Io non ho mai letto Brocken e sono curiosa, molto curiosa di leggerlo, di scoprirlo, e ho trovato la suite di Giava, Iperborea, una storia ambientata nel 35 in Indonesia, mi pare sia. Cioè la cartina qui. Poi è molto bello perché ci sono anche foto, ecco, cartine appunto dell'Indonesia. E anche questo l'ho preso un po' a scatola chiusa e mi sono lasciata ispirare dalla scritta qui sul retro che dice: tua madre è stata l'unica che ha avuto il coraggio di volare via come un uccello. Da quel momento notai che gli uccelli non si girano mai indietro quando volano via. Non lo so, mi ispira molto. È un po' sul romanzo familiare storico, secondo me. Qui Brooke è uno scrittore viaggiatore olandese, noto per la capacità di raccontare le vite di personaggi fuori dall'ordinario. Questa è una storia intima di una donna curiosa e infaticabile che ha imparato la lingua Makassar e insegnato alle giavanesi a usare la macchina per cucire. Ha conosciuto il dolore della perdita di un figlio ed è sopravvissuta alla prigionia in un campo giapponese. Vi dico questo, vi leggo solo questo, voglio scoprirlo, bellissima poi la copertina tra l'altro. Primo mercatino andato con questi tre libricini. Secondo mercatino, Garbatella, come avete visto, ho trovato un libro, non avevo un wish, però ero interessata a leggerlo, un saggio di Jonathan Safran Foer, Se niente importa, perché mangiamo gli animali? Forse dopo la lettura di questo libro non mangerò più animali? Non lo so, sarà difficile per me perché mi piace molto il pesce, soprattutto mangio anche carne, anche se meno, comunque uova e tutto ciò che deriva dagli animali. Questo è un libro che è insieme racconto, inchiesta e testimonianza. Foer invita tutti alla riflessione, indicando nel dolore degli animali e soprattutto nella nostra sensibilità verso chi è inerme e senza voce il discrimine fra umano e non umano, fra chi accetta senza discutere le condizioni imposte dall'allevamento industriale e chi le mette in discussione. Se l'avete letto, fatemi sapere, sono curiosa.
interessante secondo me, anche se uno non si vuole approcciare, ecco, al vegetariano, al vegano, però secondo me è interessante comunque sia leggerlo. I saggi ti aprono sempre la mente, ti fanno conoscere sempre cose che magari di cui sei all'oscuro. Poi ho trovato un altro libro, un libro che non conoscevo assolutamente, non avevo mai visto da nessuna parte, però io quando trovo libri di viaggio, di viaggi, in cui storie vere, poi specialmente scritte da persone che viaggiano. Stepsover, 6 anni attraverso le Americhe, di Simone Monticelli e Lucia Gambelli. Hanno anche un profilo Instagram che seguirò. E abbiamo imparato a chiamare casa luoghi che mai avremmo immaginato di poter considerare tali, poiché il senso di appartenenza non si limita a quattro mura, ma si estende oltre confini e culture. Secondo me è stupendo. Poi guardate la copertina, come fai a lasciare lì un libro del genere, che poi è stato anche pubblicato tra l'altro recentemente, quest'anno, nel 2024. È il libro nuovo. Questo diario di 7 anni di vita in viaggio è il nostro invito a esplorare, a osare e a scoprire anche dove meno ce lo si aspetta. Che la vostra fame, la vostra sete di conoscenza vi guidino sempre più lontano. Spettacolo, spettacolare. Beati loro. Piacerebbe anche a me lasciare tutto e viaggiare. E qui partono dall'America Meridionale, Uruguay, di tutto e di più. Argentina, Brasile, Bolivia, hanno girato il mondo, Nicaragua e poi tutto è documentato da foto. Ecco qua, sono veramente interessata e curiosa a scoprire quello che ci vogliono raccontare e vorrei viaggiare con loro. E per questo ho acquistato questo libro. Poi un altro libro che mi mancava di Roman Gheri. Io sto recuperando tutto di quest'autore e ancora devo iniziarlo a leggerlo. Ditemi voi se sono normale, se solo io recupero libri di autori e autrici che mi interessano così a sentimento, magari perché mi ispirano e poi ancora devo leggerli. Devo leggere, inizierò sicuramente da Una vita davanti a sé. E questo mi mancava, ho recuperato il biglietto scaduto. Ci ho pensato un po' perché leggendo la trama non è che boh, non mi sconfinferi poi così tanto, però ho detto va bene, lo prendo, magari mi stupisce, magari mi piace. Qui si parla di un signore di 59 anni che ha una giovane e ricca fidanzata brasiliana e una vita spensierata. Dopo un incontro a Venezia, però, la paura del declino fisico e sessuale si insinua a lui e non lo abbandona più. Questo è uno dei romanzi più crudi, dicono qui, realistici ed emotivamente coinvolgenti, ma scritti sull'ossessione dell'invecchiamento maschile. Quindi è anche interessante scoprire anche una voce maschile, quello adulta, quello che ha da raccontarci. Vediamo. E poi sono curiosa anche di scoprire la scrittura di questo Roman Gheri, nato in Lituania e che ha scritto tanti tanti romanzi. Poi ho preso un altro saggio. Questo è stato il giro, uno dei giri dove ho acquistato un pochino di più rispetto agli altri. Ho acquistato un saggio che non conoscevo, pubblicato di recente anche questo, di Corinna De Cesare, un saggio femminista che parla di corpi, sesso, diritti e ambizioni, un punto a capo nella narrazione dei fatti, di Biglietti alle amiche, di diverse voci femminili, di cui Carlotta Vagnoli, Maria Cafagna, Grazia Rongo, Ilaria Gaspari, insomma Daniela Marzano, eccetera, con la prefazione di Francesca Michelin. E è molto carino perché ha anche illustrazioni, disegni molto belli. Faccio vedere com'è strutturato. E non lo so, mi ispira. Mi piace cambiare genere. Corinna De Cesare è una giornalista che seguo anche su Instagram. Ha una newsletter femminista.
ha fondato una newsletter femminista che oggi conta 12.000 iscritti e raccoglie i contributi di decine tra scrittori, giornalisti, attivisti. E attraverso le voci più interessanti della letteratura, del giornalismo e dei social, un libro per demolire tabù e per raccontare in maniera autentica le cose della vita. Bello, secondo me. Poi comunque ve ne parlerò una volta letto, come tutti questi libri. Però se avete letto qualcuno di questi libri che vi faccio vedere, scrivetemi nei commenti, magari senza spoilerare, ovviamente, nel senso, però fatemi sapere se vi è piaciuto o meno la vostra opinione. Ecco, no, in questo giro ho acquistato solo quattro libri, solo quattro libri, due che non conoscevo, che mi ispirano molto, però, presi a sentimento lì, leggendo trame, così. E poi questo che mi interessava, appunto, questo saggio, e poi di Roman Gary perché volevo recuperare altro. Quindi quattro libretti. Poi, terzo giro al mercatino, siamo andate, Ilaria, in un mercatino dove non siamo mai state, alla Montagnola. Che non è però lo stesso, vuole essere, vuole spacciarsi per mercatino con la scritta Fuksa, la catena che noi frequentiamo, no? Dove di solito andiamo, nella catena mercatino. Questo però non era e non ci ha soddisfatto. Dovevi, i libri erano messi, disposti senza un criterio. A me piacciono quando sono disposti in ordine alfabetico, quando sono sistemati a dovere. Questi sì, erano messi in scaffali, non in doppia fila, però non erano né per tematica né per autore, quindi dovevi andare un po' a spulciare e comunque sia. Abbiamo trovato delle chicche, io ne ho trovate due, libri che non avevo Wish, anche questi che non conoscevo e mi sono lasciata conquistare, diciamo così. Il primo che ho trovato è stato La mia vita con gli alberi di Karin Marsilli, come si diventa un arborista triclamber, illustrato da Anna Regge. È un libro molto particolare di Karin, che ha trascorso l'estate della sua infanzia in montagna da nonni, circondata dalla natura, e si arrampicava su questi alberi ed era per lei questa la gioia più grande. Questa sua passione degli alberi, di arrampicarsi sugli alberi, è diventata poi un lavoro. Lei è stata una delle prime erboriste francesi di triclamber, non conoscevo questo lavoro, e ci racconta qui la sua storia e anche la storia di molti alberi. Infatti troviamo disegni di alberi, quali sono, tutta la scheda. Secondo me è un libro, beh, un bellissimo libro se vi piacciono le storie vere sulla natura. Bello, secondo me. Questa di cui non conoscevo l'esistenza. A me piace acquistare non solo libri visti e stravisti, parlati, che leggono tutti, diciamo così, ma mi piace anche leggere, scovare libri che mi incuriosiscono, tipo questo, e farveli conoscere anche a voi. Sono qui anche per questo e spero ovviamente di darvi dei giusti consigli, dei bei consigli. Poi ho trovato un libro di Otessa Moshfegh che mi mancava. Io ho letto parecchio, cioè parecchio, due libri di lei, mi manca da leggere il suo più famoso. E ho trovato però La morte in mano, questo thriller, anche questo sarà un po' sulle vibes inquietanti, il suo genere è questo. Si chiamava Magda, nessuno saprà mai chi è stato, non l'ho uccisa io, qui giace il suo cadavere. Quando ho letto questo me lo sono portato a casa. Poi tra l'altro libri nuovi sono messi bene, non sono libri sciupati o insomma o vecchi. E lì sono uscita con due libretti. Ultimo giro al mercatino che di solito frequentiamo, Ilaria, ci vado anche a volte, ci sono stata anche da sola. Ho trovato 3, 4, 5, 6 libri. Qui, allora, sono stata molto contenta, come vedete dal video, perché lo hanno risistemato, pulito. Prima i libri erano messi sì in ordine alfabetico, ma erano messi in doppia fila, un caos
allucinante perché per vedere quelli dietro dovevi spostare, poi a volte non ti va, invece erano tutti, si vedevano tutti bene e si potevano vedere, insomma, bello, hanno sistemato bene e quindi è stato molto piacevole. Poi ci sono tantissimi libri lì in questo mercatino all'Eur e io ho trovato, allora, due libri Keller, li ho presi a scatola chiusa. Senza leggere la trama, Ilaria mi fa: ma non leggi nemmeno la trama? No, non voglio sapere nulla di questi libri. Poi ieri sera però sono andata un po' a vedere su Instagram, no? Mi piace vedere anche qualche opinione senza farmi comunque influenzare. Ed ho trovato, il primo che ho trovato è stato Api Grigie di Andrei Kurkov. Questo ha vinto il National Book Critics Circle Award, questo romanzo sulle api. Pubblicato tra l'altro anche questo, credo che sia dell'anno scorso, del 2023, di questo autore nato a Leningrado. Vediamo un po' insieme. Grigie è un grande successo internazionale che pone Kurkov al fianco di grandi scrittori che hanno messo a nudo con ironia le insensatezze della guerra, ma è allo stesso tempo un romanzo poetico e attuale, dove la natura e il rapporto dell'uomo con gli altri esseri viventi sono al centro della narrazione. Quindi storico, un po' storico, ma anche parla di natura. E questo per me è fantastico. Quando mi piacciono i libri che parlano di natura, di viaggi. Spero che non sia pesante, diciamo così, che non parli troppo che non sia troppo storico. Ma sono veramente. I libri Keller, secondo me, è una casa editrice molto valida. Infatti, ho scoperto con Keller il mio Chalandon e vi saprò dire. Poi ho trovato un altro libro molto nuovo, recente. Questo è stato pubblicato anche questo il 2023, Chiamatemi Zebra di Azarine van der Vliet, non lo so, vincitore del Pen Faulkner Award. Insomma, anche questo ha vinto diversi premi. È un romanzo ribelle, imprevedibile, selezionato appunto come uno dei migliori libri dell'anno. Parla di questa ragazza che dopo la morte del padre si ritrova sola nel suo esilio americano e decide di ripercorrere a ritroso le tappe della drammatica fuga della sua famiglia negli anni 90. Inizia così un viaggio irresistibile attraverso pensieri, opere letterarie, autori, arte, l'amore. Racconto d'avventura, questo, storia d'amore e d'esilio, inno al potere del linguaggio e della letteratura, autentico romanzo biblioteca. Spettacolare. È un'opera roboante che ci fa pensare a Borges, Bolaño e conoscere un'eroina intelligente e vivace, eccentrica come Don Chisciotte, introspettiva come Virginia Woolf. Dei libri ovviamente che non potevo lasciare assolutamente lì. Poi un libro che diciamo mi sarebbe piaciuto leggere, finalmente l'ho trovato, di Holkback, casca tutto, che c'è, segnalibri, di Holkback, Le particelle elementari, questa edizione Bompiani un po' vecchia, ma io che ci ho trovato dentro, che c'è, a scoperta di trovare cose. Dior Skin Nude, ciliegia per il sonno, tisana di lavanda, yoga, benissimo. E poi un segnalibro. Quanto mi piace quando trovo roba nei libri, guarda, è una cosa, oltre le dediche, mi piace proprio trovare cose nei libri. E insomma, questo libro parla di personaggi, di fratellastri che sembrano essere accomunati unicamente dall'abbandono della madre. Michael è uno scienziato dedito alla biologia molecolare, un uomo che ha dedicato la sua esistenza agli studi scientifici e che lo hanno portato all'isolamento. Poi c'è il suo sogno è riuscire a clonare gli esseri umani così da poter garantire a essi una vita perfetta. Bruno invece è un uomo di lettere, fa l'insegnante, è attirato dal sesso in modo morboso ed è costretto dalla malattia a entrare e uscire dalle cliniche psichiatriche. Quando ho letto questo, già di gente folle, matta, ho detto lo devo prendere. Si intravedono scenari inquietanti, diciamo così, dai risvolti inquietanti. Poi
ho trovato un libro di un'autrice di cui sto cercando di recuperare un po' tutto, mi piace molto, di, non so pronunciarla, Ólafsdóttir, un'autrice nata a Reykjavik. Ho trovato La donna è un'isola. Siete un pianista incinta di due gemelle, un bambino un po' geniale e una poliglotta che fa cose strane. Mescolateli con un marito desideroso di paternità, un veterinario che gira come un falcone in gabbia e un uomo misterioso che conosce il linguaggio dei segni. Farcite con tre pesci rossi, una vincita alla lotteria, un viaggio lungo le coste di un'isola di sabbia nera. Cuocete a fuoco vivo. Il risultato è nutrimento delizioso e genuino, una storia delicata, insieme allegra, dolorosa e ironica, che ti entra nel cuore e nella testa e che non se ne va più. Mi piace come scrive questa autrice e contenta di aver trovato anche questo. Poi ho fatto una pazzia perché io di solito non compro mai libri che ho già letto e che ho dato via, no? Però questo libro, questo l'avevo scambiato, col suo libro mi era talmente entrato dentro che lo voglio avere assolutamente. Magari poi tra qualche anno lo ridarò via, non lo so, oppure lo vorrei lasciare a Emma, mia figlia, quando è grande. I libri di Stefanson per me sono un balsamo per l'anima, fanno bene, mi fanno bene. E quando un libro mi fa bene, mi sono pentita, insomma, lo voglio tenere con me. Mi sono pentita di averlo dato via. L'ho trovato, tra l'altro, nuovo e l'ho ripreso. Luce d'estate ed è subito notte. È stato il primo libro di Stefanson che ho letto e io ve lo consiglio perché non è tanto per la trama, no? I libri di Stefanson sono soprattutto per queste parti in corsivo. Le riflessioni che lui fa sulla morte, sulla vita, sono qualcosa di profondo che ti entrano dentro e che non dimentichi. Poi questo è il libro che ci parla dei posti piccoli dove la vita diventa più grande. Io quindi io sono nata in un paese piccolo, quindi l'ho sentito proprio mio e per questo me lo sono ripreso. Forse in futuro, io di solito non rileggo mai un libro, forse però questo in futuro me lo rileggerò, chissà, non lo so. Però ho detto me lo prendo. Poi avevo fatto vedere però una nuova entrata di Guande Editori, di Guande Editore che mi ha inviato, sempre del mio Chalandon. L'ho richiesto io anche questo perché voglio leggere tutto di questo autore francese e vi ho parlato nel wrap up della Furia e anche di Una gioia feroce, ve ne parlai parecchio e voglio leggere La quarta parete. Questo era già uscito in passato Guandalo con Keller e Guandalo l'ha ripubblicato in questa nuova veste, copertina molto bella. E io ho sentito dire grandi cose anche di questo libro, che sia un capolavoro. Si parla di guerra, senza rinunciare ai sogni. Violenze, anche qui massacri, non un libro, ecco, leggero. Da Chalandon non vi aspettate libri leggeri e spensierati perché credo che non ne faccia. Diciamo un libro addirittura disperato, è racconto di un'utopia e un inno alla fratellanza, dove appunto parla di guerra, ma lascia un'impressione di pace. Poi questi due che mi ero dimenticata di farvi vedere, che avevo recuperato, sempre in giro, non ricordo questi, però non ve li avevo mostrati. Uno di Alice Murnau, autrice che io non conosco, non ho mai letto, che è venuta a mancare, credo, quest'anno o l'anno scorso, non ricordo, Il sogno di mia madre. Mi ispira proprio perché questa è una storia di otto donne, otto racconti magistrali che ci parlano appunto di, credo, rapporto madre-figlie, della normalità, ma anche di storie di morti violenti, di nascite altrettanto violente e di un solo terrorizzante aborto. Ecco, anche qui un libro abbastanza che fa il caso mio, inquietante. E poi un libro di Steinbeck che mi mancava, I pascoli del cielo. Traduzione di Elio Vittorini, questa edizione di Bompiani. Sono racconti, credo che siano, che ci parlano di 20 famiglie, un piccolo villaggio all'inizio del Novecento in una fertile vallata della California centrale.
Steinbeck è un autore che va letto. Io ho letto Furore, Uomini e Topi. Furore è piaciuto molto di più di Uomini e Topi. Lo so, leggerò anche questo e ve ne parlerò. Questo era tutto il mio bottino. Sono stata, diciamo, più oculata, questa volta, insomma, perché comunque ho tantissimi libri, anche se li do via, comunque voglio leggerli. E adesso mi fermerò, credo, un po'. Queste sono le ultime parole famose. Cercherò di rallentare con gli acquisti a novembre perché poi i primi di dicembre ci sarà la fiera Più Libri Più Liberi, dove io ovviamente ci sarò, andrò a quell'area, anche qui con lei, mia compagna di avventure, e non vedo l'ora perché comunque sia voglio acquistare qualcosina. E quindi, Erika, ti devi dare una calmatina perché tanto i libri non ti mancano. Ne hai tanti da leggere, ne hai anche per le prossime vite future. E vabbè, lo sapete, voi mi capite. Io sono qui a parlare di questo perché voi so che mi capite. Cioè, abbiamo questa malattia, purtroppo una bellissima malattia che fa solo che bene leggere, magari ce l'avessero tutti. E basta, concludo qui, vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi abbia tenuto come sempre un po' di compagnia, mi piace molto anche condividere i miei acquisti. Io vi mando un bacione, andate a vedere anche il video di Laria, non so se lo avrà già caricato o lo caricherà, non lo so, comunque anche lei ha vloggato e vi farà vedere tutti i suoi acquisti, ha fatto veramente degli ottimi affari. Io quando vedevo il libro lo davo a lei, che io avevo già letto, no? E dico no, Laria, questo lo devi leggere. Wow, insomma, lei era felice perché io occhio, scovo i libri, occhio proprio davvero, non dico bugie, fatevelo dire da lei perché trovo dei libri stupendi e ovviamente tutti i libri che io ho letto, che conosco, che ho già e quindi li davo con molta felicità a Ilaria. Io davvero vi saluto, mando un bacione, ciao, ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi acquisti, se avete letto qualcosa, iscrivetevi ovviamente al canale, io non ve lo dico mai, però che ci sto a fare qui se non mi guarda nessuno? Bacio, ciao e grazie.